Anticipazione il segreto. La scioccante scoperta di Pablo. Pablo Centeno farà una rivelazione a Ignacio Solozabal che lascerà l'uomo totalmente spiazzato e che lo porterà a rimettere in discussione tutto il suo passato. E quanto trapela dalla trama delle puntate della soap iberica di agosto 2020. Pablo scoprirà di non essere il figlio dell'imprenditore e felicissimo comunicherà la grande notizia alla sua amata Carolina, che farà salti di gioia. I due progetteranno di convolare a nozze, ma la loro unione pare che sarà ostacolata da una donna. Pablo rivela a Ignacio una scioccante verità. In un nostro precedente video vi abbiamo parlato di Pablo Centeno, presunto figlio di Ignacio, che vivrà un amore impossibile con la terzogenita dell'imprenditore, Carolina. Ebbene sì, quando il Solozabal scoprirà che i due giovani si sono innamorati e vogliono vivere il resto della loro vita insieme, cercherà in tutti i modi di opporsi alla loro love story. Carolina sarà molto male perché non ne comprenderà affatto i motivi. Pablo invece diventerà molto sospettoso e chiederà all'uomo di essere sincero una volta per tutte con lui. Perché non può essere felice accanto alla dolcissima Carolina? Sarà così che emergerà una verità veramente scottante. Ignacio, con gli occhi bassi e spinto da Urrutia e da Manuela, confesserà che Pablo è suo figlio e che è nato da una relazione clandestina tra lui e una affascinante signora, Maria Jesus. Quando la loro love story venne alla luce, Donna Begonia, la madre delle ragazze, venne colta da una reazione molto forte, che la portò a predisporre il suo ricovero presso una clinica psichiatrica svizzera. Pablo, dunque, alla notizia, sarà costretto a lasciare la sua amata. Ma le prometterà che continuerà a indagare e che un bel giorno potranno vivere liberamente il loro amore. Per l'ex soldato la versione raccontata dal padre è fin troppo lacunosa. Tuttavia il destino gli sarà avverso. L'arrivo di Maria Jesus a Ponte Viejo, infatti, ovvero della madre del Centeno, non farà altro che peggiorare la situazione e avvalorare la tesi di Ignacio. La donna infatti confermerà la versione del suo ex amante, gettando Carolina nello sconforto. Pablo però, dopo alcune settimane, comincerà a nutrire dei forti dubbi sulla sua paternità. E per questo motivo annuncerà alla sua sorellastra di avere in mente un piano che lo porterà lontano da Ponte Viejo per qualche giorno. Manuela, quando il giovane andrà via, vedrà Carolina molto triste e non se ne darà pace. La donna le chiederà di essere paziente e di non trascurarsi, ma la giovane affermerà di sentirsi in balia degli eventi e di essere incapace di reagire. Aggiungerà di non riuscire a vedere Pablo come un fratello e di sentirsi in colpa per averlo baciato e amato. E ciò non farà che alimentare il suo disagio. Dopo qualche giorno ecco che Pablo farà ritorno alla casona. E la prima persona che vorrà incontrare sarà Ignacio. Quest'ultimo lo riceverà un po' teso e il Centeno gli comunicherà tutto d'un fiato che il suo papà naturale è un altro. Non hanno dunque alcun legame di sangue. Pablo, proseguendo nel suo racconto, affermerà che Maria Jesus glielo ha fatto credere per una questione di soldi. Voleva che suo figlio crescesse tra agi e ricchezze in una famiglia ricca e benestante. Ha mentito per garantirgli un futuro migliore, visto che lei era indigente e incapace di provvedere persino a se stessa. Ignacio, scioccato, gli chiederà di proseguire nel suo racconto e lui affermerà che in realtà è figlio di un marinaio di cui non si è saputo più nulla. Qualcuno si opporrà alla love story di Pablo e Carolina. Ignacio scoppierà a piangere e Pablo lo ringrazierà comunque per averlo accolto nella sua grande famiglia, avergli permesso di studiare e di diventare l'uomo che è oggi. Nel frattempo Carolina, ignara di tutto, continuerà a disperarsi e Manuela non saprà proprio come fare per calmarla. D'un tratto il Centeno sorprenderà la sua amata con un mazzo di fiori, un anello e la promessa di un amore eterno. Manuela osserverà dalla porta tutta la scena e si congratulerà poi con il Centeno per il suo romanticismo. Carolina poi scoprirà che Pablo non è suo fratello e che non hanno alcun legame di sangue. La notizia giungerà alle orecchie di tutti i familiari che festeggeranno felici il grande evento. Donna Begonia però, la madre delle ragazze, che come vi abbiamo già spoilerato farà ritorno alla casona, fingerà di essere contenta, ma in realtà nei suoi occhi si leggerà un certo disagio per quel corteggiamento ufficiale. La donna poi organizzerà una piccola festicciola per riunire le coppie della casona, e ovvero quelle formate da Marta e Ramon,
Rosa e Adolfo, e Carolina e Pablo. L'atmosfera che si respirerà però non sarà delle migliori. Dopo qualche giorno Marta farà un annuncio che lascerà tutti spiazzati e in dolce attesa. E come lasciano presagire gli spoiler, il bambino non sarà affatto del marito, bensì di Adolfo. Donna Begonia intanto sarà molto triste a causa dell'astio esistente tra Marta e Rosa, ma Ignacio la pregherà di non intervenire. Quanto a Carolina e Pablo, pare che non ci saranno più ostacoli. I due passeranno le loro giornate sempre insieme. Ignacio accoglierà di buon grado le loro prossime intenzioni, e ovvero sposarsi e andare a vivere insieme, mentre Donna Begonia guarderà alla loro unione con sospetto. Perché? Come già annunciato, la signora Solozabal, pur essendo uscita dalla clinica psichiatrica per via dei suoi vistosi miglioramenti, potrebbe non essere del tutto guarita. E tali sospetti attanaglieranno Ignacio, ogni qualvolta vedrà la donna interagire con le sue figlie, e in particolare con Rosa, entrerà nel panico. E rumors lasciano supporre che in verità la donna darà diverse volte modo di dimostrare di stare poco bene. Seguiremo sicuramente tutti gli sviluppi di questa appassionante storyline. Restate con noi! Anticipazioni il segreto. La madre di Pablo arriva alla casona. Ricche di svolte saranno le puntate estive dell'amata soap spagnola. Come emerge dalla trama del mese di luglio 2020, Pablo, che come vedremo riuscirà a ritornare a Puente Viejo e a abbandonare la caserma, scoprirà di essere il figlio di Ignacio Solozabal. E per questo motivo si vedrà costretto a lasciare Carolina. Il giovane però non si perderà d'animo e farà di tutto per rintracciare sua madre e per indagare sulle motivazioni che hanno spinto il padre a chiudere per sempre i rapporti con lei. Emergeranno così delle scottanti verità. Spinto da Carolina poi, il centeno organizzerà un incontro tra Maria Jesus, questo è il nome della madre, e la famiglia Solozabal. Ignacio, all'oscuro di tutto, quando vedrà la donna conversare con le sue figlie, resterà scioccato. La madre di Pablo Centeno è viva e lui la incontra. Come lasciano trapelare le anteprime mensili, Pablo e Carolina, nelle puntate estive, scopriranno di essere fratello e sorella e per questo motivo saranno costretti a chiudere la loro relazione. Il Centeno, in altre parole, è figlio illegittimo di Ignacio. Dopo questa scoperta, la vita dei due ragazzi cambierà radicalmente. In aggiunta a ciò, l'imprenditore resterà malissimo quando non solo apprenderà della love story tra i due, ma anche che l'ex militare voglia risalire alle sue origini e conoscere sua madre. Sarà così che il ragazzo comincerà a lavorare poco e svogliatamente. Urrutia se ne accorgerà e lo inviterà a non mollare. Lui risponderà che non sarà affatto facile, non riesce a vedere Carolina come una sorella. Inoltre vorrebbe tanto conoscere sua madre, ma non può, in quanto il padre gli ha esplicitamente confessato che ciò aprirebbe in lui forti ferite. Passeranno i giorni e Pablo, dopo attente indagini, farà una scoperta sorprendente. Sua madre non è morta, è viva. Felice correrà a raccontarlo a Carolina, che verrà colta da un misto di sentimenti contrastanti. Da un lato avrà paura di perderlo e dall'altro le ricorderà che la persona in questione è stata la donna con cui suo padre ha tradito sua madre e per la quale quest'ultima è finita in un sanatorio. Ignacio poi verso sera spiegherà a Pablo che sua madre è viva e che in passato hanno concordato una grossa somma di denaro in modo da tenerla in penombra. Il Centeno però pregherà l'uomo di aiutarlo a mettersi in contatto con lei. Non vuole precludersi questa possibilità. Carolina intanto confiderà tutti i suoi turbamenti a Marta, affermando di aver scoperto che la madre di Pablo è viva e che potrebbe presentarsi a Puente Viejo da un momento all'altro. Intanto ci sarà anche un'altra vicenda che desterà non poche paure nei Solozabal, e cioè lo stato di salute di Manuela. La governante infatti starà molto male e lei stessa confiderà a Ignacio di temere di non farcela. E coglierà anche l'occasione per rimproverarlo,
per non aver mai trovato il coraggio di confessare alle sue figlie l'esistenza della madre di Pablo. Ignazio così non vedrà altra scelta. Verso sera riunirà Marta, Rosa e Carolina e confesserà loro tutta la verità sulla nascita di Pablo. A causa dei dissidi tra Rosa e Marta per Adolfo, però, il clima familiare sarà molto teso. Maria Jesus arriva alla casona. La reazione di Ignazio. Una mattina Pablo riceverà una strana lettera. Qualcuno vuole assolutamente vederlo in locanda. Il ragazzo si presenterà all'orario indicato e con grande gioia vedrà davanti a sé una donna che gli annuncerà di essere Maria Jesus, sua madre. Istintivamente Pablo abbraccerà la signora e si scuserà per il forte imbarazzo e nervosismo. La donna riuscirà a gestire la situazione con estrema naturalezza, mostrandosi molto dolce. Pablo e sua madre vivranno dei momenti molto speciali. Lei si dirà pentita per essersi separata da lui, ma aggiungerà di essere certa che a giudicare dal risultato sia stata una scelta sì dolorosa, ma a fin di bene. Gli ha dato la possibilità di crescere tra agi e ricchezze e con tre splendide sorelle. Carolina nel frattempo scoprirà che il centeno è stato contattato da sua madre, che ha incontrato presso la locanda. La ragazza, quando finalmente incontrerà il suo amato, lo pregherà di rendere pubblico il suo incontro con Maria Jesus per arginare l'espandersi di inutili pettegolezzi in paese. Nel frattempo Rosa annuncerà a suo padre di essere in dolce attesa, mentre Adolfo e Marta pianificheranno di parlare con l'assolo Zabal una volta per tutte e sistemare le cose. Il de los Visos affermerà di non voler più sposare Rosa per non condannarsi a un'esistenza infelice. Specificherà di volerla mettere subito al corrente delle sue intenzioni e comunicare poi tutto alla madre Isabel. Il giovane poi bacerà Marta con passione quando a un tratto Ignazio, già scombussolato dagli eventi riguardanti la sua passata fiamma, passerà di lì e sorprenderà i due in atteggiamenti molto intimi. Pablo nel frattempo, nei giorni a venire, continuerà a recarsi da sua madre per farle visita, vivendo con lei dei momenti indimenticabili, quelli cioè che da piccolo gli sono stati ingiustamente negati. Carolina sarà molto felice per lui. Nel contempo però sarà ansiosa e gli consiglierà di non perdere altro tempo e di organizzare subito un incontro alla casona, in modo da farla conoscere anche a Marta e Carolina. Maria Jesus, interpellata però, affermerà di non ritenere la sua proposta una buona idea. Ignazio potrebbe reagire malissimo. Pablo però insisterà e la donna affettuosamente affermerà che prometterà di pensarci. Dopo qualche giorno il centeno ricontatterà la madre che accetterà il suo invito. Marta e Rosa durante la merenda cercheranno di essere educate con la donna, ma per entrambe non sarà affatto facile conversare con quella che è stata l'amante del padre. A un tratto ecco che si presenterà Don Ignazio, il quale, non essendo stato avvertito dell'incontro, resterà di stucco. La tensione dunque sarà molto palpabile. E cosa farà l'imprenditore? Ammonirà Pablo e Carolina per non averlo preventivamente avvisato? Riuscirà a parlare con la donna con la quale non ha più contatti da anni? Vedremo. Questa storyline è appena agli albori e siamo certi che garantirà non pochi colpi di scena. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.